E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova puntata di Action Figures News, la rubrica che vi tiene aggiornati sulle novità in uscita appunto nel mondo delle action figure. Vi dico già che oggi ne vedremo davvero delle belle. Comunque, prima di iniziare la solita carrellata, vi ricordo che se foste interessati a qualsiasi cosa che io faccio vedere in questo video, che sarà in preordine appunto, potete preordinarla direttamente dal mio sito Aras Reviews Shop, che trovate qui sotto in descrizione con un piccolissimo acconto. Se per qualche motivo non voleste usare il sito, potete anche contattarmi privatamente con i contatti che trovate sempre qui sotto in descrizione. Comunque, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere la prima bomba, iniziamo davvero col botto. Eccovi qua, il preordine del drago Sharon per la linea SH Figures. Questa figure risulterà abbastanza enorme, come vedete ci sono anche varie articolazioni sul drago. A me personalmente piace moltissimo la realizzazione generale, almeno vedendo le immagini. Comunque, l'uscita prevista sarà novembre 2017. Continuando, abbiamo il preordine di Afrodite di Pesci, il cavaliere d'oro, per la linea Midcloth X Soul of Gold. Appunto, queste nuove armature davvero molto molto fighe di tutti i cavalieri d'oro, che personalmente mi piacciono davvero tantissimo. L'uscita prevista per questa figure è novembre 2017. Altra bomba è questa Wonder Woman per la linea Mezco 112 Collective, che sarebbe la linea in scala 6 pollici, ovvero 16 cm della Mezco, di queste figure con i vestiti in tessuto praticamente, o toys in miniatura come dico sempre. Questa Wonder Woman col viso di Gal Gadot non fa assolutamente eccezione, dalle immagini sembra davvero fenomenale. L'uscita prevista è novembre 2017. Passando alla Marvel e cambiando completamente linea, abbiamo questa Play Art Sky di Deadpool per la linea Marvel Universe Variant con il costume della X-Force, e ragazzi, dalle immagini sembra davvero qualcosa di fantasmagorico. Ovviamente il design l'hanno inventato loro apposta per questa figure, io adoro queste cose ragazzi. L'uscita prevista per questo Deadpool è ottobre 2017. Ora ragazzi, vediamo il preordine del model kit per la linea Figure Rise di Son Goku, molto molto figo almeno a giudicare dalle immagini, con l'effetto Kamehameha che secondo me ci sta tutto. E insieme a questo Son Goku arriverà anche quello di Krillin, anche questo sembra promettere molto molto bene, con tanto di effetto del Kienzan che sembra superiore a quello fornito dalle Sage Figures. L'uscita prevista per entrambi i kit è ottobre 2017. E invece a settembre, un mese prima, usciranno questi effetti aura. Il primo è questo qui, Rise Ground Effect, appunto, in cui ci saranno appunto delle parti di terreno da montare e smontare, e l'aura di colore viola. E invece l'altro è questo qui, Figure Rise Burst Effect, che appunto prevederà questi effetti esplosivi insieme a un'aura trasparente bianca, che non è niente male, soprattutto per un Gohan Supremo, insomma. Questi qui già costano pochissimo normalmente, con il preordine costeranno ancora meno. Ora vediamo la Variable Action Heroes di Perona, naturalmente da One Piece, prodotta dalla Mega House, e devo dire che sembra realizzata splendidamente. A me piace particolarmente il design di questo personaggio, e tra l'altro è anche accompagnata dal suo fantasmino. L'uscita prevista è ottobre 2017. Ora passiamo a un po' di statue, andiamo un po' per gradi, da quella meno costosa ci alzeremo un po' di prezzo, e dopo le statue ragazzi c'è un'ultima bomba, quindi non chiudete il video. Comunque, partiamo con questo Reverse Flash per la linea Art FX, naturalmente dalla serie TV The Flash, e devo dire che sembra veramente veramente incredibile come dettagli, in questa posizione molto molto minacciosa accompagnata da un sorriso alquanto psicopatico. Data di uscita dicembre 2017. Altra statua niente male è questo Batman da Arkham Knight, prodotto dalla Iron Studio. Vedete che è in piedi su questa testa del falco, diciamo classica sui palazzi di Gotham City. Anche questo sembra veramente spettacolare, e tra l'altro ha anche il mantello in tessuto che, se non erro, è posabile. L'uscita prevista per questo pezzo alto 30 cm è dicembre 2017. Ancora statue della DC con questa fenomenale Harley Quinn prodotta da Twitterhead e Sideshow. Guardate qua che spettacolo, con l'effetto del propulsore che quindi regge in aria questa splendida Harley Quinn che sta per lanciare una bomba tutta completa
contenta. L'altezza complessiva di questo pezzo in resina è 47 cm, l'uscita prevista è ottobre 2017. Fermiamoci un attimo con la DC e passiamo a How to Train Your Dragon con Toothless, ovvero Sdentato. Naturalmente si parla della serie conosciuta in Italia come Dragon Trainer e ragazzi, questa qui è prodotta anche dal SciShow, anche questa in resina, altezza 30 cm, inutile dire che ha dei dettagli a dir poco paurosi. L'uscita prevista è dicembre 2017. Penultima statua, abbiamo questa Gundam Girl direttamente da Gundam Seed, si chiama Mir Campbell, sinceramente io ignoro chi sia, però devo dire che è una bella ragazzina abbastanza formosa ed è prodotta dalla Mega House, sarà alta 18 cm e l'uscita prevista sarà ottobre 2017. Ultima delle statue, abbiamo questa incredibile Zatanna Premium Format prodotta naturalmente dalla SciShow. L'altezza sarà di 58 cm come praticamente tutte le premium format e ragazzi dalle immagini potete vedere benissimo il livello di dettaglio di questa statua, che però è anche accompagnato da un prezzo abbastanza elevato. Comunque l'uscita prevista per questo pezzo è maggio 2018. E veniamo all'ultimo ma non ultimo pezzo, ovvero questo splendido Hot Toys di Wonder Woman nella sua armatura di addestramento, infatti si chiama Wonder Woman Training Armor Version. E devo dire che la somiglianza con Gal Gadot è impressionante, è dotato di spada, scudo, l'armatura di addestramento devo dire che non sta affatto male addosso a Gal Gadot. Ma la cosa che mi piace maggiormente è che finalmente vediamo le articolazioni completamente nascoste. E devo dire che questa cosa fa salire di molti punti questo particolare Hot Toys. Comunque l'uscita prevista per questo pezzo è maggio 2018. Beh ragazzi, la carrellata è finita qui, fatemi un po' sapere qui sotto nei commenti a quale di queste cose siete più interessati, quale vi ha colpito di più, e nel caso foste talmente interessati da volerle preordinare c'è il mio sito ancora una volta Ars Reviews Shop qui sotto in descrizione, oppure tutti i contatti. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e collezionate sempre!